Traffico di cuccioli di cani con pedigree fasulli, una truffa che valeva oltre 1 milione di euro, ma alla fine sono stati incastrati grazie all'operazione Luxury Dog. In carcere due indagati che domenica, dopo l'arrivo della richiesta, le autorità slovacche hanno consegnato allo Stato italiano. L'indagine ha permesso di smantellare un'associazione a delinquere dedita al maltrattamento di animali, alla produzione di falsi pedigree e alla truffa. Sulla testa di una mamma e del figlio arrestati in Slovacchia a febbraio pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini. Il personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia ha preso in consegna a Vienna la donna di 54 anni ed il figlio di 33, personaggi ritenuti in posizione di vertice dell'associazione a delinquere attualmente detenute nel carcere di Bibbia. Nel corso dell'attività di indagine era stata dimostrata l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale specializzata nell'importazione illecita di animali da compagnia, prevalentemente bulldog francese, barboncino toy, avente come base operativa la Slovacchia, da dove un cittadino italiano assieme alla moglie slovacca e al figlio provvedeva al reperimento dei cuccioli presso allevamenti abusivi gestiti da contadini locali o presso mercati settimanali dediti alla vendita degli animali. I cuccioli venivano pagati tra i 30 e i 100 euro e rivenduti in Italia per cifre comprese tra i 1000 e i 1800 euro. Per completare l'attività fraudolente e rendere appetibili i cuccioli, venivano prodotti falsi pedigree riferibili ad una fantomatica associazione Kennel Club Italia, non riconosciuta quale organismo legittimato al rilascio dei pedigree, che in Italia è prerogativa dell'ENCI. Durante l'attività erano stati recuperati quasi 100 cuccioli, i quali, dopo le necessarie cure veterinarie, erano stati affidati a famiglie che si erano rese disponibili ad accoglierli.